Buongiorno qui da SAC con l'ingegnere Pancini per parlare dell'apertura di Comiso o delle polemiche di Comiso. Sfatiamo questi miti. Ma noi vorremmo parlare dell'aeroporto di Comiso, non vorremmo parlare di polemiche. Abbiamo sottolineato con molta forza che queste polemiche servono solo a danneggiare l'infrastruttura di Comiso, perché noi riteniamo che Comiso possa avere una condizione di sviluppo importante in un contesto di integrazione forte con Catania. A questo abbiamo lavorato, stiamo lavorando in silenzio. Non vorremmo che poi questa condizione fosse in qualche maniera scambiata per il disinteresse, perché non c'è, non può esserci, l'abbiamo dimostrato credo oggi con numeri e dati in conferenza stampa. A proposito di numeri e dati, oggi lei ha parlato di più di 22 milioni di euro che SAC ha speso dal 2007 a oggi. Non SAC, ma InterSAC. SAC di questi ne ha speso il 60%, quindi circa 13 milioni. E questo vuol dire che SAC o InterSAC vogliono l'apertura di Comiso? Ma direi assolutamente di sì, fra l'altro la InterSAC ha per due volte nel 2008, all'inizio del 2008 e a fine 2009, la prima volta ha acquistato un ulteriore 14% di azioni per venire incontro alle esigenze del Comune che doveva definire i lavori e aveva un problema finanziario. E la seconda volta, sempre per consentire alle imprese di finire i lavori, abbiamo anticipato delle somme in anticipo canoni concessori futuri. Quindi credo che i fatti evidenziano che c'è un interesse di SAC e smentiscono chi dice il contrario. Chi dice il contrario forse lo dice perché si vogliono fare sviare le responsabilità di questi ritardi, che certamente non sono imputabili a SAC, che ha avuto l'infrastruttura consegnata nel 2012, quando la previsione iniziale era 2007, con una condizione di mercato ben differente. E quindi forse l'interesse è quello o di sviare l'attenzione, oppure di, come dire, costruire delle posizioni sul territorio lanciando l'allerta all'invasore, ma non c'è nessun invasore, perché l'aeroporto di Comiso è un aeroporto che ha una piccola catchment area, un piccolo bacino di riferimento, purtroppo, fra l'altro una condizione infrastrutturale complicata. Sappiamo che oggi tutti gli aeroporti piccoli hanno delle difficoltà, abbiamo proiettato delle slide del gruppo Class che evidenziano in maniera molto chiara che gli aeroporti con meno di 1 milione di passeggeri hanno dei costi molto alti unitari e della redditività bassissima, spesso negativa. Abbiamo visto in questi giorni che Forlì e Rimini hanno chiuso, quindi credo che bisogna che la provincia di Ragusa comprenda che questo aeroporto può crescere, può diventare un anello di sviluppo per Ragusa dentro una strategia di integrazione con Catania. Noi a questa strategia crediamo, abbiamo in questi giorni richiesto da alcune compagnie di avere preferenza per Comiso prima che per Catania, è un fatto evidente, sta nei documenti, quindi il nostro invito è rivolto alla comunità ragusa per dire costruiamo un progetto insieme. Comiso e Catania devono diventare i due poli aeroportuali di riferimento integrati per tutta la Sicilia orientale. La consegna dell'aeroporto di Comiso è stata fatta nel 2012, ha detto, però il primo volo partirà ad agosto. Sì, il primo volo partirà ad agosto, se ad agosto la SOACO riuscirà a definire i contratti con i vettori. Noi ci stiamo sforzando di dare tutta l'assistenza, riteniamo che ciò sia possibile. Se il vettore con cui abbiamo fortemente dialogato e che riteniamo si possa chiudere si dovesse definire in questi giorni, certamente diciamo che fra agosto e primi di settembre ci potrà essere il primo volo. I rapporti tra SAC e SOACO quali sono? Sono i rapporti di una capogruppo e una controllante, una controllata tramite una interposta controllata, quindi sono dei rapporti che devono essere di funzionalità, di operatività, di armonia, e a questo noi chiediamo che si sviluppi in maniera molto, molto forte e molto importante. E ritengo che adesso, anche alla luce della nuova governance che a giorni ci dovrà essere, ci auguriamo che veramente si possa definire.